Siamo nel Rione Monti, nel cuore della Roma archeologica, e in questo cuore pulsante di questa città eterna, che speriamo ci sveli i suoi segreti, andremo incontro a un altro organo pulsante, il polmone pulsante. Dal 1976 in questo centro si svolgono incontri d'arte, retrospettive, mostre, dibattiti, conferenze sui più svariati argomenti, senza distinzione di credo religioso o colore politico. Ma ora io vorrei, insieme a voi, intraprendere questo viaggio nelle viscere dell'antica Roma. Nel centro sono esposte le sculture pulsanti di Saverio Ungheri, realizzate fin dagli anni 70, che hanno caratterizzato il percorso creativo dell'artista. Ovviamente questo è un'esposizione, un museo, oserei dire, che chiunque può visitare. Ci sono degli orari che danno l'opportunità, quotidianamente quasi, di poter visitare questo incredibile museo. Un museo di arte bionica, come potete leggere dal cartello, nel cuore della vecchia antica Roma. Siamo in compagnia del maestro Saverio Ungheri, nell'antro del maestro Saverio Ungheri, nel sibillo pulsante del maestro Saverio Ungheri, che io conosco da una vita, Saverio, però sono stata molto impressionata da quando invece ho dovuto prendere la tua biografia, perché quando si conosce troppo bene una persona non la si conosce mai veramente. Allora sono andata a rileggermi tutto ciò che è stato scritto e che ha detto Saverio Ungheri. Saverio è un personaggio incredibile. Pensate che noi qui siamo al primo livello di questo antro, perché scenderemo ancora, vero Saverio? Beh, si scende, si sale, ci si muove dentro, no? C'è la sala del pozzo, ecco, c'è l'acqua che scorre sotto. Certo, perché era l'antica chiesa di San Giovanni... San Salvatore delle Milizie. San Salvatore delle Milizie. Era l'antica chiesa di San Salvatore delle Milizie. Ci vuoi accompagnare, Saverio? Sì. Ecco, in questo percorso noi incontreremo le sue straordinarie opere, tutte quante in movimento, perché alla base del lavoro, della vita di Saverio Ungheri è il movimento. Anzi, come lui preferisce definire... la Panta Energheia, cioè tutto è energia, tutto è in movimento. La Panta Energheia. Noi viviamo una realtà virtuale. Molto attuale questo. Virtuale. Sì, non so se è attuale o antico. Probabilmente Anassagora, Anassimandro la pensavano alla stessa maniera. Il movimento che tu hai dato a queste statue, queste tue creazioni, io ho letto in un'intervista che il professor Armando Verdiglione ti fece qualche anno fa, che questa tua, possiamo definirla ossessione del movimento, nacque in qualche modo... L'ossessione della vita. Della vita. La mia arte bionica. L'arte bionica. Non è arte astratta, non è arte cinetica, è arte bionica, da bios greco. Dalla vita. Dalla vita. È vero che ti venne questa ispirazione da un evento drammatico della tua vita, dalla morte di mio padre, sì. Ci vuoi raccontare, Saverio? Quando io l'ho assistito, mio padre, gli ultimi 3 giorni stavo a fianco suo. Quando mio padre ha cessato di respirare, io non glielo permettevo, l'ho preso a pugni, a calci, con le gambe, per svegliarlo. E mia madre dietro le spalle: non lo tormentare ancora, non vedi che è morto. Una cosa incredibile, drammatica. Quindi da qui è nata questa tua volontà, probabilmente, di dare la vita sempre, che la vita è il segreto di tutto. Se non esiste l'universo per me come realtà fisica, esiste come energia. L'universo è tutta energia, il cervello è energia che proietta energia, proietta immagini virtuali con gli occhi, le riceve con le orecchie, le pronuncia con la bocca, no? Sono tutte immagini virtuali, o vocali, o o manuali di movimento, eccetera, ma sono tutte immagini virtuali. Proseguiamo questo nostro percorso. Qui sulla nostra destra vediamo queste piccole sculture. Queste stupende sculturine che ho fatto rivivere. Una conchiglia. E perché dovevamo morire questa conchiglia? E continua a vivere, va. Eccola qua. Basta che io accendo anche quest'altra conchiglia, c'è un cuore che pulsa dentro. Anche quest'altra, vedi, proietta, questa proietta immagini speculari tutti intorno, vedi? Vedi, quella sfera come gira sugli specchi, creato da questi elementi rossi, da questo specchio che gira da sé, vedi che immagini tira fuori. Questa ruota? E questa, vedi, è quello che noi respiriamo. Questa simboleggia la nostra vita. Noi aspiriamo dall'alto l'aria, la maciniamo dentro meccanicamente e i detriti del nostro corpo vanno per terra. Vedi quella macchia di catrame, no? L'inspirazione, l'inspirazione e l'espirazione. Ecco, l'ispirazione e l'espirazione, sì, sì, sì. In un triangolo che è iscritto in un cerchio, io raccolgo l'universo. Al centro la Terra, perché noi conosciamo solo quella. Non ci credo che sono andati sulla Luna, che sono andati su Marte, no, sono andati tutti nel deserto del Nevada e hanno girato quella roba. Questo è il simbolo della Terra che vive, che pulsa, e la Luna che gira, e i 5 pianeti del sistema galileiano giravano intorno al Sole. Ecco, i 5 pianeti che giravano intorno al Sole. Quindi una sfera, un triangolo sono i simboli geometrici del... una simbologia esoterica antichissima. Antichissima probabilmente, sì, del tempo delle piramidi o qualcosa del genere. Anche prima, Saverio. Prima, sì. È nata forse con l'apparizione dell'uomo sulla Terra questa simbologia. Vede, la Terra che pulsa, sì, con tutti i suoi drammi esistenziali, le sue tragedie, però pulsa e continua a pulsare. Sì. Ho voluto rendere il calice vivo, dentro c'è qualcosa, c'è l'ostia, e l'ostia è quella che vivifica, e quindi il movimento è importante per la vita, se non c'è movimento non c'è vita. Il corpo di Cristo che si anima... è il corpo di Cristo che si anima, indubbiamente, certo. Questa è la mia indovina, no? C'è il braccio nero della morte, il braccio bianco della vita. Fissa un punto nell'universo che comprende tutto l'universo, e ha una sfera che è il simbolo della vita, che vibra, che illumina, c'è luce, c'è calore dentro, c'è il rosso del fuoco come se ci fosse una fiamma, c'è tutto. E poi è scisso il corpo, la parte mentale e la parte respiratoria relegate in alto, in basso sono relegati gli organi funzionali materiali. Sì. La mente e il corpo. Sì, sì, la mente e il corpo, sì. «14 settembre del 1959, Saverio Ungheri, Grazioso David, Claudio del Sole, Sante Monachesi, Sandro Trotti, Saverio Ungheri danno vita al manifesto dell'astralismo». Sì. Che cos'è questo? Al Caffè Canova, eravamo seduti al Caffè Canova, che si fa, che non si fa? Dobbiamo inventare qualche cosa. Qualcuno ha detto qualcosa sull'astrattismo, qualcosa sul realismo. Allora, venuto il lampo di genio, astralismo, e usciamo fuori dalla Terra. Ecco il concetto di astralismo. di tutti i proietti al di fuori. Al di fuori, stanno vivendo dentro la Terra, sono proiettati al di fuori. Quindi verso il futuro. Verso, oddio, vogliamo mettere dei limiti, il futuro, no, il passato, il presente, per me non ci sono. Infatti questo limite Saverio non ce l'ha, perché astralismo, oltre le avanguardie, e poi siamo nel ventre dell'antica Roma, siamo proprio nel cuore pulsante dell'antichità, qualcosa che non c'è più, anche se c'è nelle sue vestigia, che con molto sacrificio, bisogna dire questo, Saverio e sua moglie, non la dimentichiamo, Teresa, hanno, mi ha ispirato moltissimo Teresa, hanno ristrutturato a loro spese questo luogo. Quindi tutti, tutto ciò che guadagnavate veniva messo qui. Messo qui, tutto impiegato qua dentro. Noi non solo davamo la sua e la mia pensione per mantenere questo spazio. Nessuno pagava niente qua dentro. E nessuno paga niente, diciamolo ancora. E nessuno paga niente, insomma. E eventualmente se ci sono gruppi di artisti che vogliono partecipare, che io non conosco, che non hanno meriti che io conosco, e allora li faccio anche partecipare e li scelgo qualitativamente secondo i quadri, no? E quelli entrano, però non sono organizzati da me, mi arrivano, io li ospito e li giudico, adatti per essere visti dagli altri, altrimenti non li espongo. Quindi anche questo sacrificio riconosciuto o no dalle istituzioni? Perché qualche patrocinio in passato l'avete avuto? Sì, qualche patrocinio l'abbiamo avuto, sì. Dalla provincia, dal comune abbiamo avuto qualche patrocinio, di qualche milione di lire da loro, insomma. Allora, però pensate che in questo luogo sono, ma nelle sale superiori ovviamente, sono transitati veramente il fiorfiore della cultura. Sì, certo. Non soltanto romana, italiana. Sì. Sarebbe lungo e forse anche ingiusto, perché sicuramente ne dimenticherei qualcuno, perché in 35 anni di attività il polmone pulsante è stato veramente il... Sì, all'avanguardia di tutto. All'avanguardia di tutto, ha ospitato tutti. Noi abbiamo avuto Filiberto Menna con la moglie che ha fatto il lavatoio con Tumaciale. Dove ci troviamo, Saverio, ora? Ci troviamo, continuando il giro, ci troviamo sempre sotto lo... Questa è la parte più, questa è romana, guarda, e ci avrà 4.000 anni sulle spalle questa cupola qua sotto. Io l'ho solamente ripulita con l'acqua ossigenata, le mura sono ripulite con l'acqua ossigenata, vedi? Guarda, tutto quanto. E tutto da solo avete fatto? Da solo, io e Teresa ci siamo ammazzati di fatica pagando operai dove non ce la facevamo. Questa, dicevi, è la sala dedicata a Enzo Nasso, sì, che è il fratello di mia moglie, che è stato un giornalista che mi ha molto aiutato nel senso culturale della parola, perché era colto, aveva un giornale, aveva la critica letteraria in un giornale, quindi mi ha seguito parecchio, ecco. Dunque, tu mi hai fatto vedere prima queste, che apparentemente io definisco da ignorante, pietre. Che cosa sono? Sono meteoriti. E te lo posso dimostrare? Se tu hai una mano forte. Sì, aspetta. Ce l'hai una mano forte, sicuro? Ce l'hai una mano forte? Vediamo. Oddio, pesantissima. Confermo. Confermo. Esseri viventi che fuggivano da un pianeta in esplosione e si raccoglievano intorno tutti i detriti del pianeta che si è sfasciato. Ecco, qua parecchi si vede che c'hanno il buco dove l'insetto c'è morto dentro. Un fossile spaziale. Eh? Un fossile spaziale. Un fossile spaziale, sì. Siamo alla fine di questo percorso straordinario nelle viscere del polmone pulsante. Questa è una sala dove si può vedere un antico pozzo. Sì, è un antico pozzo con acqua corrente sotto. Non è che c'è l'acqua che ristagna, L'acqua, se si osserva bene, passa qua sotto da noi e se ne va al Tevere. Perché hai steso questi panni, Saverio? Questi panni scultura? No, no, per simboleggiare che qua ce lavavano i panni nell'Ottocento. Questo era diventato un posto dove un lavatoio, no? E quindi stendevano questi panni, no? Questi erano i resti di quella che era la chiesa di San Salvatore delle Milizie, sì, era tutta la facciata. No alla plastica. No alla plastica. La plastica bisogna eliminarla completamente. Abbiamo avuto il ferro, il legno, le pietre, il bronzo. Facciamoci oggetti di queste cose che abbiamo fatto sempre per l'eternità, dall'eternità in qua. Adesso entriamo con la plastica e ci roviniamo alla salute. La plastica ha distrutto tutto l'universo. Ecco cosa propongo io. Sì, torniamo alle cose di legno, no? Le cucchiaie di legno. Cucchiaie di legno, eccole qua, forchettoni di legno, ecco, ecco. Quindi la tua arte, sì, oltre che bionica, è ecologica, sì, certo, ecologica. E fuggiamo la roba di plastica perché è quella che finisce di rovinarci, sì. Questo è l'omaggio, il Mister Marmitta, che omaggia Miss Marmitta. Lei è scontrosa, con la testa girata indietro, e lui con questo braccio falinchino, che il suo braccio è un cucchiaio. Questa è una radice, a cui ho messo solamente una zampetta di metallo, per far stare su come un animale che rampante, vive. Rampante, sì. Ecco, corpo, la coda, l'ala, la testa. Saverio, questo oscillante che cos'è? Perché veramente... questo è per farsi toccare. Ah, questo per farsi toccare. Sì, dici, chi è che mi tocca? Invece è questo. Ecco, chiudiamo questo nostro viaggio con una delle sculture che veramente mi ha colpito di più, perché è veramente impressionante. Come si chiama, Saverio, questa? Scatola. È una scatola cosmica, no? Che lascia il corpo, la parte materiale dal corpo giù, e sopra un tabernacolo. Il tabernacolo è quello che sta in chiesa, con l'ostia dentro, no? Diventa un tabernacolo cosmico perché si vede l'infinito. Ecco, noi avviciniamoci ora con l'occhio della telecamera in questo infinito. Non ho mai trasmesso solo la tecnica, insegnando a vedere, a ragionare, non il lavoro pedante del disegno. Credo di aver insegnato a disegnare con la mente, non con le mani. La mano deve eseguire ciò che la mente pensa. È un concetto di maniera, insegnare ai ragazzi a vedere le cose. La maggior parte dei ragazzi non vede, non guarda, non ascolta. È vero, è proprio così. Se i ragazzi non si fanno entrare. I ragazzi vogliono sempre giocare. Per metterli in condizione di non giocare bisogna interessarli, dire delle cose, fare delle cose che interessano a loro, cioè l'arte, quello che insegni tu, o la letteratura, insegnarla e portarla a loro, che entri nel loro corpo, nella loro mente. Perché ricordiamo che Saverio Ungheri ha insegnato per tanti anni. Sì, ho insegnato al liceo artistico, ho insegnato nelle scuole medie, ho insegnato un po', ho fatto qua dentro lezioni private a gruppi di 7-8 ragazzi per volta. Però Saverio non ha mai trascurato la pittura, che è un po' il suo amore. Io leggo sempre qui, dipingere e fare il lavoro degli angeli, cioè un lavoro che ti dà gioia. Quando tu lavori e il lavoro ti piace non è pesante. E così dovrebbe essere per tutti. È vero, deve essere così. L'arte è un fenomeno angelico. L'arte in se stessa va al di sopra della materia. Solo quando riesce a passare oltre la materia, allora è arte piena.